questi sacchi sono pieni di stupidi semi per uccellini. È questo che il capo ci ha mandati a rubare? Cos'è, una specie di scherzo? Puh! Forse sarà meglio metterci a lavorare per qualcuno che ci mandi a rubare dell'oro. Quei semi valgono molto più dell'oro, razza di idioti. E poi è così che vi coprite le spalle? Avrei potuto cogliervi di sorpresa senza problemi. Non è colpa mia, capo, è colpa sua! Per favore, piantatela! Coraggio, raccogliete quei sacchi prima che passi una pattuglia. Ladri! Fermo! Lasciami andare! Razza di babbei! Incapaci di tenere a bada due mercanti! Sono così felice di vederti. È stato un viaggio lunghissimo. Un momento. Questa è per voi, signore. Grazie. Isabella, voglio presentarti tre miei cari amici. Don Alejandro, Don Diego della Vega e Bernardo Velázquez. Una delle famiglie più importanti della città. Questa è mia moglie, Isabella. I miei più umili rispetti, signora. Don Alejandro, vedo che avete acquistato altre terre. Infatti, nuovi pascoli per le mandrie. Se continua ad acquistarne, presto il suo ranch sarà più grande del nostro. Luis, portami a visitare la città. Che ti prende, Isabella? C'è qualcosa che non va? Sono un po' preoccupata. Insomma, se De La Vega diventerà davvero ricco, come dici, il governatore finirà per nominare Don Alejandro come prossimo alcalde di Los Angeles al posto tuo. Non c'è niente da ridere. Luis, dovrai essere tu il prossimo alcalde di questa città. Potresti dirigere la guarnigione e rendere giustizia in nome del re. Insomma, diventeresti la persona più importante di Los Angeles. Oh, non fare così. Don Alejandro è un amico. Per quanto mi riguarda, può comprare tutte le terre che vuole. Oh, tu sei troppo arrendevole, Luis. Devo forse ricordarti che io provengo da un'antica e blasonata famiglia, ben più importante di quei della Vega. Cara Isabella, prometto che il nostro ranch rimarrà più grande del loro e che mi farò eleggere il più presto alcalde di Los Angeles. Capitano! Ehi, capitano! Una lettera per voi, signor capitano! La carta è molto buona e poi c'è anche un nastrino! Sergente Garcia, torna ad adempiere i tuoi doveri. Vuol dire al lavoro! Una serata dai Malapensa, che bello! Garcia! Se posso permettermi, io avrei un'idea. Tu avresti un'idea? Ecco una cosa sorprendente. Pensavo che potrei farvi da assaggiatore alla festa, così voi non correrete il rischio di essere avvelenato. Avvelenato? Cosa? Il tuo fondoschiena assaggerà il mio stivale se non ti togli subito di torno. Agli ordini, capitano. Potrei assaggiare almeno un assaggio? E va bene, vedremo. Ora va via. Via! Don Rodrigo! Salve, Don Luis. Salve, vorrei presentarvi mia moglie Isabella. È appena arrivata qui in città.
È un immenso onore, signora. Vi do il benvenuto a Los Angeles. Oh, che splendidi gemelli. C'è lo stemma della vostra famiglia lì sopra? Sì, anche se l'ho fatto personalizzare. Una M per Malapensa, ma anche una R che sta per Rodrigo. Oh, che gusto squisito. Darò una festa nella mia hacienda domani sera. Ci verrete? Ve lo consiglio, avrete l'occasione di conoscere la crema di questa città. Oh, certamente, ci verrò molto volentieri. Bene, amici, ci vedremo domani. Ora, se volete scusarmi, il dovere mi chiama. Arrivederci. Che succede? Due mercanti sono stati aggrediti sulla strada per San Luis Obispo. I ladri hanno preso tutti i semi che trasportavano. Accidenti. Portateli alla locanda e chiamate subito un medico. Due mercanti sono stati aggrediti sul Camino Real. Capitano. È l'ennesima impresa di Zorro, non c'è dubbio. Gonzales, suona l'allarme! Presto, soldati! Fuori! Sì, signore! Signore? Non ci aiuteranno molto, sono sotto shock. Tu sta qui, io vado a vedere se trovo qualche traccia dei ladri. Banditi siano scomparsi nel nulla. Ah, li prenderemo prima o poi. Soldati, torniamo indietro. Sì, signore. Le tracce dei mercanti e dei loro assalitori, che erano due. No, poi è arrivato un terzo bandito. Le tracce finiscono qui. Non le prenderemo oggi, Tornado. Presto, torniamo all'hacienda! Vado a vedere che succede. Questi ladri sono stati la nostra rovina. Ora che cosa faremo? Non ci sono più semi da vendere al mercato. Però a quanto pare gli affari non stanno andando male per tutti in città. Allora siamo d'accordo. Don Rodrigo Malapensa è l'unico che ha dei semi da vendere. E la cosa peggiore è che se ne approfitta, vendendoceli a prezzi altissimi. Hai ragione, Manuel. Si direbbe avesse previsto che ci sarebbe stata una grave penuria di sementi. Don Diego. Dobbiamo assolutamente rintracciare quei ladri di semi e tentare di mandare a monte il loro piano, Bernardo. Hai voglia di mangiare delle patate? Adesso capisco. Un nuovo carico di semi. Signori, prestatemi attenzione, per favore. Ho saputo che domani mattina arriverà a Los Angeles una nave carica di semi a buon mercato. Sì! Sì, proprio così. Una nave carica di semi arriverà domani mattina. Hai saputo? Ma c'è grande notizia. Molto bene. Speriamo che la notizia sia arrivata anche ai ladri di semi. Eh sì, hai avuto un'idea molto astuta. Che cosa farei senza di te? State a sentire voi due. Non ho intenzione di permettere a qualche stupido mercante di rovinare i miei piani. Dobbiamo fermare quella nave prima che i semi arrivino qui. Bene, ecco cosa faremo. Gracias, Doña Verdugo.
È bello che una donna nobile come siete voi si prenda cura di due umili mercanti. Oh, non faccio niente di speciale, davvero. Se Luis fosse eletto alcalde di Los Angeles, sono sicura che farebbe subito costruire un vero ospedale. Venite con me. Dovete mangiare qualcosa se volete rimettervi in forze. Donna Verdugo, io credo di ricordare tutto adesso. Quel bandito che ci attaccò lungo la strada. Io ho strappato un gemello d'oro dalla sua manica. Sarebbe un buon indizio. E dove lo avete messo? Ma forse me lo sono sognato. Mi sento confuso. Oh, la mia testa. Vado a prendervi dell'acqua. Torno subito. È lo stemma di Don Rodrigo Malapensa. E così sei proprio tu il ladro. Oh, metterò frutto questo segreto. Benvenuti! È un grande piacere avervi qui. Vi prego di scusare Diego e Bernardo. Vedete, oggi non si sentivano molto bene. Niente di grave, spero. Portate loro i miei cari auguri di pronta guarigione. Capitano Monasterio, signore e signora Verdugo, vi do il mio benvenuto. Grazie, il capitano è stato così gentile da scortarci. So che ci sono molti banditi in questa regione. Avete fatto bene a farvi scortare, sono d'accordo, perché di questi brutti tempi non si è mai abbastanza prudenti. Ma vi prego, entrate. Ines, nessuno può dire di aver veramente danzato prima di aver danzato con voi. Antonio, sono certa che lo avete detto a tutte le ragazze con cui avete ballato. Non ricordo nemmeno chi ha danzato con me prima di voi. Oh, questo vuol dire che domani vi scorderete anche di me. Oh no, io non potrei mai dimenticarmi di voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Che splendida casa! Da dove proviene la vostra ricchezza, se non sono indiscreta? Dovete sapere che ho commerciato moltissimo in tutti i sette mari. Anche in questo istante c'è una flotta che sta lavorando per me. Ma è incredibile! Venite, mia cara, vi mostrerò il resto dell'hacienda. Cielo, quasi mi scordavo. Ho una cosa che vi appartiene, amico mio. Ma davvero? E cosa sarebbe? Dove lo avete trovato? La mia risposta non vi piacerà, amico mio. Era nella mano di uno di quei due poveri mercanti che sono stati brutalmente attaccati da alcuni banditi. Capisco. Che cosa volete? Oh, niente di speciale. Voglio solamente la metà di quello che avete rubato. Altrimenti dovrò fare il mio dovere ed informare della situazione il capitano Monasterio. Mi aspetto che i semi siano caricati nel compartimento segreto della mia carrozza prima che la cena sia finita. Suppongo di non avere altra scelta, madame. Proprio così. Capitano. Ecco i nostri ladri.
Ho sentito un cavallo che galoppava dietro di noi. Certo che hai sentito un cavallo, è il tuo che è attaccato dietro al carro. Ehi! È davvero una bella serata, non trovate? Eccovi, finalmente! Forza, voglio vedere il bottino! Cosa? Ma questa è sabbia! Sabbia? Sabbia? Io non riesco a capire perché quel commerciante portava della sabbia a Los Angeles. Non vi avrà seguito qualcuno, vero? Soltanto io. Quindi è qui che nascondete i semi rubati, vero? Come va, ragazzi? Alle spalle? Oh no, state giocando sporco! Cos'ho? Capitano, venite! Ho trovato i ladri che hanno rubato i semi dei contadini! Quali semi? Zorro è venuto qui per rubare le mie galline! Catturatelo! Muovetevi! Sì, sì, agli ordini! Subito! Che aspettate? Prendiamolo! Niente paura! Il sergente Garcia è qui per proteggere tutti voi! Guardatemi in essere, perché sto per catturare Zorro. Antonio, vi prego, aiutatemi! Questi pentiti mi hanno attaccata! Vi proteggerò io! Non temete, mia cara Ines! Prende ferma! Ah, come sto meglio? Con piuma? Senza piuma? Anga, Zorro! Salute, capitano! Ti prenderò! Adios! Che eroi! Grazie! Evviva! Luca, viva Don Luis! Bravissimo, Don Luis! E grazie per tutte le sementi che ci avete portato. Oh, il merito è solamente di mia moglie Isabella. Le ha portate da Monterrey. Che tesoro! Oh, tesoro, i meriti sono tutti tuoi. Grazie, Doña Isabella. Potrei fare il vostro nome al governatore. Voi sareste un ottimo alcalde per Los Angeles. Lunga vita, Don Verdugo! E quei poveri mercanti di semi, Don Diego, sono al sicuro adesso? Beh, ho saputo che alcuni commerciano in sabbia. Però quei banditi hanno attaccato anche loro. Non c'è da fidarsi. Questa è una brutta cosa per gli affari. Perché l'esercito non ci protegge? Un nuovo alcalde!
Sono io che controllo questa città! Capitano, i vostri soldati hanno disperso nella prateria tutte le mie preziose galline! Mi aspetto che voi mi rifondiate il danno! Oh, certamente! Don Rodrigo, per favore, ora venite un momento con me. Vi prego, da questa parte. Oh, che stranezza! Oggi le nostre galline non hanno deposto un solo uovo. Forse sarebbe il caso di dar loro un po' da mangiare.